Buongiorno e buona domenica 16 giugno. Siamo già a metà giugno. Ieri sera sono rimasto sveglio fino alle 2, ne valeva la pena. Ho visto una bella partita tra l'Argentina e la Colombia. Povera Argentina, povera Argentina. La Colombia vince 2-0 grazie al gol di Martinez, tutto maturato nella ripresa e ancora Zapata, il giocatore dell'Atalanta. Si conferma bomber formidabile, parte dalla panchina, poi entra in campo e realizza la rete del 2-0, ma povera Argentina. A me sembra che tutti questi allenatori dell'Argentina, quando siedono sulla panchina dei giocatori a strisce bianca-azzurri, beh, mi sembra che così perdano un pochettino l'orientamento tattico. Ha messo Messi là davanti con Agüero, ha messo Di Maria, poi l'ha tolto, ha inserito De Paul, il giocatore dell'Udinese, ma nessuno ha inciso. E in panchina ha lasciato Lautaro Martinez e Dybala, che in quella squadra che ho visto ieri avrebbero fatto la differenza, perché è stata un'Argentina piatta, piatta, piatta. Con l'unica occasione, un colpo di testa di Messi che ha confermato, come sempre succede quando gioca con la maglia dell'Argentina, non ha certamente fatto la differenza. E allora la Colombia, squadra solida, squadra che invece trova Queiroz, l'allenatore che non ha sbagliato una mossa, toglie Muriel e le mette Martinez e li segna. Poi ha tolto Cuadrado, autore di un fallaccio su Lionel Messi, e l'ha tolto in maniera intelligente perché rischiava il secondo giallo. Lucido, una squadra compatta, forte di due centrali di difesa come uno dei due Sanchez del Tottenham, con James Rodriguez, con Falcao, questo nel primo tempo, e Muriel. Poi toglie Muriel, toglie Falcao, e i due sostituti realizzano due gol molto molto belli. Quindi Argentina ancora in difficoltà. Ho visto la partita, non mi ha certo sorpreso la vittoria della Colombia da anni, squadra solida, squadra ben allenata, squadra concreta e squadra anche spettacolare. Però molto deluso dall'Argentina. Complimenti a Zapata. Zapata ha dimostrato anche ieri ha realizzato con una puntata cross dalla sinistra, una puntata sotto la traversa splendida da grande giocatore che ha mostrato anche nell'Atalanta, ha confermato nell'Atalanta la sua grandezza. Adesso vedremo come sarà il cammino delle due squadre, poi del Brasile che è fra, ovviamente come sempre è il favorito. Sarà una Coppa America che mi gusterò. Poi mi gusterò anche la Coppa d'Africa, l'Under 21 che comincia questa sera con una meravigliosa Italia-Spagna, a Bologna tutto esaurito. Ci sono sempre le ragazze del calcio femminile che devono giocare anche loro col Brasile per confermare il primo posto. Insomma, un'estate tutta di calcio, tutta divertente, tutta da gustare. Però, povera Argentina. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.